MHR Local Report ve le stiamo raccontando queste giornate di Fare Turismo 2024. Associazione Romana Le Chiavi d'Oro, sono in compagnia del presidente Giuseppe Sicurella. Benvenuto su MHR. Grazie ancora per esserci anche voi, insomma, a questo bel evento. Bello, cioè tanti ragazzi giovani, tanti volti, abbiamo sentito anche gli interventi dell'assessore Alessandro Onorato e del presidente Mariano Angelucci, devo dire i ragazzi molto coinvolti, no? Ricordiamo, Fare Turismo è molto importante, un tavolo di confronto e di formazione proprio per chi vuole lavorare nel settore turistico. Assolutamente, noi poi rappresentiamo la parte che è più direttamente interessata perché siamo il volto che il turista vede per primo come accoglienza, per cui è un ruolo molto importante che richiede una preparazione, una formazione sempre più aggiornata, e il post-Covid ci ha dato anche degli input in più, perché il nostro mestiere, che è un'arte, è diventata un'arte dell'accoglienza, non si ferma alla scuola, ma deve essere poi completato con una specializzazione, chiaramente. Noi in questo senso siamo in prima linea per dare assistenza ai ragazzi o a chi si vuole proporre in questo mondo bellissimo dell'accoglienza, per poter avere gli strumenti per poter fare questo splendido lavoro. È stato sottolineato anche questa mattina, cioè la parte teorica unita alla parte pratica, portieri d'albergo e front office, perché poi il portiere è un po' un amico, un confidente, è il primo volto che si vede, no? Quindi l'hospitality, l'accoglienza è veramente fondamentale. Il rapporto umano, poi sicuramente, no? Mi viene in mente quella canzone di Enrico Ruggeri, Il portiere di notte, bellissima, però anche quella è una realtà, perché insomma... Diciamo che è un po' passata come figura. Il portiere attualmente è qualcos'altro, è un ambasciatore del Made in Italy, per cui deve conoscere anche il territorio che è intorno e fare promozione di tutte quelle realtà locali che vanno dalla gastronomia, dall'offerta culturale, teatri, eventi particolari. Fornire tutte le indicazioni storico-artistiche, insomma, anche, no, il primo biglietto da visita, enogastronomiche, dare dei consigli sul territorio. Assolutamente, è una figura che chiaramente promuove il territorio e deve essere inserito in un contesto di promozione globale, perché gli attori economici che partecipano al fenomeno di questa industria turistica sono molteplici e tutti quanti hanno diciamo una realtà locale da proporre. Noi poi siamo il paese con più siti UNESCO, 59 siti UNESCO, con una distribuzione capillare rispetto ad altri paesi molto, molto fitta. E la cultura deve essere il nostro biglietto da visita. In bocca al lupo, buon lavoro, grazie. Grazie a voi.